Buongiorno, benvenuti. Oggi parleremo di giochi con i calcolatori quantistici. Io sono Maria Bondani dell'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR e mi occupo di ottica quantistica e di informazione quantistica. Allora, perché giocare con i calcolatori quantistici? Perché giocare? Il gioco a prima vista potrebbe sembrare un'attività troppo leggera per essere interessante in un ambito scientifico. Tuttavia, questo non è affatto vero. Il gioco in realtà è una struttura molto complessa e adattabile a molti contesti generali che possono essere riportati appunto a questa attività, che ha molte definizioni. Se voi cercate su internet ne trovate almeno una decina. Quella che mi è sembrata più pertinente per l'ambito che vogliamo trattare oggi è questa, cioè gioco è un'attività fra due o più giocatori che sono dei decisori indipendenti, cioè persone in grado di prendere delle decisioni ragionate e che cercano di raggiungere i loro obiettivi, che sono quelli di massimizzare la loro vincita, il loro guadagno, in un contesto dove sono fissate delle regole. In questo senso, appunto, molte attività umane o attività in natura possono essere riportate a dei giochi rappresentate o simulate o descritte come dei giochi. In questo ambito nascono tutti quelli che si chiamano giochi seri, serious game, e nasce anche l'attività cosiddetta di gamification, cioè di utilizzare giochi fatti giocare davvero a delle persone per trovare soluzioni a problemi complicati. E queste funzionano piuttosto bene. Allora, la teoria dei giochi, che è stata sviluppata appunto per descrivere in maniera formale, matematica, queste strutture che sono il gioco, si occupa dello studio del comportamento strategico di due o più giocatori, quindi decisori, che possono interagire fra di loro per il conseguimento di obiettivi che possono essere comuni, che possono essere individuali, conflittuali o cooperativi. Sta sotto a questa la teoria dei giochi un'ipotesi che è quella di razionalità e intelligenza dei giocatori, cioè l'ipotesi che dice che un giocatore gioca per la sua propria vittoria, cioè non gioca per perdere, e quindi farà delle scelte sulla base di quello che, stanti le informazioni che ha, il contesto in cui si trova, sono le scelte più vantaggiose. La teoria classica dei giochi viene fatta risalire, diciamo, un inizio un po' convenzionale con il libro di von Neumann e Morgenstern del 1944, mentre invece la variante quantistica dei giochi, che è quella di cui parleremo, nasce molto più tardi, sul finire del secolo scorso, nel 99, col lavoro di Meyer sulle strategie quantistiche. Allora, per parlare di giochi bisogna considerare alcuni concetti. Allora, il concetto di guadagno è effettivamente il più importante, uno dei più importanti, perché definisce il risultato del gioco, l'obiettivo del gioco, che ogni giocatore cerchi di massimizzare il suo guadagno tramite l'utilizzo di delle strategie più adatte. Queste strategie stanno in un insieme di possibilità che è definito dal gioco, ovviamente, dalle regole, e ad ogni scelta di una strategia, quindi di un'azione, di una mossa che il giocatore può fare, corrispondono delle possibilità di avere dei guadagni. La scelta di quale sia la strategia, il profilo di strategie migliori è appunto il gioco, in quanto tale, lo svolgimento del gioco. Qual è la soluzione del gioco? La soluzione del gioco si ha, e non sempre si ha, qualche volta avviene in questa maniera e altre no, quando si raggiunge un equilibrio, cioè quando si raggiunge una condizione che è una condizione da cui non ci si muove più in una qualche maniera, quindi una condizione di equilibrio. Allora, ci sono alcune diverse possibilità per raggiungere un equilibrio. Allora, la prima, la più ovvia in un qualche modo, è quella che si chiama di equilibrio dominante, cioè un insieme di strategie, quindi di mosse messe in atto da un giocatore che corrispondono
con la migliore scelta, quella che dà il massimo payoff per ciascun giocatore. Poi ci sono profili di strategie che portano all'equilibrio cosiddetto di Nash, cioè un profilo di strategie per cui un giocatore non può più fare nessun'altra scelta se non quella che ha fatto, cioè ha trovato la miglior scelta possibile, perché non può più trovare una strategia migliore in maniera da massimizzare il suo proprio payoff senza che l'altro giocatore o gli altri giocatori cambino le loro scelte. Quindi da solo non può fare meglio di così. E poi c'è un altro tipo di equilibrio ancora, che è l'equilibrio di Pareto, che è un profilo di strategie in cui nessun giocatore può aumentare il suo payoff senza ridurre il payoff di almeno un altro giocatore. Quindi senza che l'altro giocatore ci perda di più. Allora, quindi queste sono le definizioni che definiscono il modo di trattare un gioco classico. In che senso esiste una teoria quantistica dei giochi? In che maniera uno può pensare di fare dei giochi quantistici? Allora, ovviamente noi non siamo quantistici, almeno non a livello macroscopico. Quindi il tipo di scelte, il tipo di risorse che noi abbiamo per giocare sono delle risorse di tipo assolutamente classico. Però se noi ipotizziamo di avere la possibilità di giocare con delle capacità in più, con delle risorse in più, potremmo pensare di avere dei giochi che hanno degli sviluppi e delle soluzioni differenti. Quindi un gioco quantistico che cos'è? È un gioco in cui sono incorporate delle caratteristiche dei sistemi quantistici, per esempio l'entanglement, lo stato di esistenza di stati di sovrapposizione, quindi come possibilità di esistenza dello stato del gioco stesso, e contemporaneamente sono ammesse delle strategie, quindi delle mosse che possono essere fatte, che sono delle mosse quantistiche. Che non hanno un analogo classico, che non corrispondono a delle scelte classiche e che, per esempio, possono essere strategie multiple contemporanee, per esempio, la possibilità di fare scelte diverse contemporaneamente è una cosa che può esistere in un mondo quantistico, ma non esiste in un mondo classico. Quindi un gioco dal punto di vista quantistico è definito da uno spazio di Hilbert dove vivono, dove esistono gli stati del gioco, dalla definizione di uno stato iniziale, di un insieme di strategie, di scelte che possono essere fatte, queste scelte possono essere classiche o quantistiche, e da una funzione di payoff che stabilisce il guadagno di ogni giocatore. Allora, prendiamo in considerazione un gioco semplice per fare un esempio di che cosa voglia dire avere un gioco classico piuttosto che un gioco quantistico. Allora, il gioco che si chiama Penny Flip è un gioco veramente molto semplice, si gioca con una moneta che ha evidentemente due stati possibili, testa o croce. Quali sono le strategie che un giocatore per giocare qualunque cosa può fare con una moneta? La moneta può essere fatta variare, quindi si può variare lo stato della moneta, quindi si può girare la moneta, fare un flip della moneta, oppure non girarla. Queste sono le due cose elementari che si possono fare con la moneta. Come funziona questo gioco? Allora, il giocatore 1 mette la moneta nello stato T, il giocatore dentro una scatola, quindi con la testa verso l'alto. Il giocatore 2 può decidere di girare la moneta, cioè giocare un flip, oppure di non giocarla, lasciandola lì, giocando quindi un'identità, una I. Lo può fare dentro la scatola senza mostrare il risultato al giocatore 2, al giocatore 1. A questo punto il giocatore 1, senza guardare dentro la moneta, dentro la scatola, può decidere se girare o non girare la moneta. Allora, se voi vedete la struttura delle decisioni rappresentata nel diagramma di fianco, vi accorgete che alla fine ci sono quattro possibili scelte, quattro possibili risultati a seconda delle scelte che vengono operate dai due giocatori, che corrispondono a una
equiprobabilità di avere testa o croce, cioè due scelte sono, due strade portano a scelta testa e due strade portano a scelta croce. Questo vuol dire che il risultato testa o croce è equiprobabile. Quindi, se noi supponiamo di aver deciso che il giocatore 1 guadagna più 1 se lo stato finale è testa o perde meno 1 se lo stato finale è croce, viceversa per il giocatore 2, noi ci accorgiamo che ciascun giocatore vince ovviamente la metà delle volte, perché la metà delle volte uscirà testa, la metà delle volte uscirà croce. Ovviamente se abbiamo supponendo che le scelte dei giocatori siano equiprobabili fra girare o non girare la moneta. Allora, in questo caso non c'è una condizione di equilibrio, perché il risultato finale è assolutamente casuale, distribuiti in maniera uniforme tra testa o croce. Se noi andiamo a calcolare il payoff dei giocatori, cioè ragionando su un insieme di giochi ripetuti, quindi andando a considerare la probabilità che esca testa e la probabilità che esca croce, come si calcola il payoff? Si calcola per il primo giocatore, per esempio, considerando più 1 per la probabilità moltiplicata per la probabilità che esca testa e meno 1 per la probabilità che esca croce. Il conto molto semplice porta a 0, cioè il payoff del giocatore 1 e anche quello del giocatore 2 per ragioni analoghe è 0 e questo definisce quello che si chiama un gioco fair, un gioco leale, non diciamo truccato. Allora, come diventa, come potrebbe diventare un gioco quantistico, un penny flip quantistico? Allora, innanzitutto dobbiamo associare agli stati del sistema delle quantità quantistiche, per esempio dei qubit, che sono solitamente rappresentati da 0 e 1 e possono essere gli stati di uno spin o di un fotone o di qualunque altra realizzazione pratica uno possa immaginare di un sistema quantistico. Quindi associamo 0 a testa e 1 a croce. Però il sistema quantistico ha come sua, diciamo, dotazione naturale la possibilità di esistere anche in stati di sovrapposizione. Quindi non esisterà soltanto testa o croce, ma esisterà anche una qualunque sovrapposizione di testa più croce. E questo non è possibile per una moneta classica. Anche per lo spazio delle strategie abbiamo la possibilità di estendere, aggiungendo alle strategie classiche, che sono di nuovo il flip, cioè la possibilità di girare lo stato della moneta, quindi scambiare 0 con 1, testa con croce, o di non girarla, che è l'identità, possiamo aggiungere un altro operatore, un'altra operazione quantistica che non ha analogo classico, che è quella che porta lo stato della moneta in uno stato di sovrapposizione. E questa è ottenibile con il gate di Hadamard, che è proprio definito in maniera da portare lo stato testa nella sovrapposizione testa più croce e nello stato croce nella sovrapposizione testa meno croce. Quindi supponiamo che un giocatore quantistico, che gioca questo gioco quantistico, possa aggiungere anche il gate Hadamard alle sue mosse. Allora, supponiamo adesso di giocare un gioco sleale, cioè di avere due giocatori, di cui il giocatore 1 è un giocatore quantistico, quindi che può giocare sia le mosse classiche che anche l'Hadamard, cioè la mossa quantistica, mentre il giocatore 2 sia un giocatore classico, che può giocare soltanto le due mosse classiche. Allora, se ripetiamo il ragionamento di prima, supponiamo che di avere una moneta all'inizio nello stato T, testa, e che il giocatore 1, il primo a giocare, giochi la mossa quantistica. Allora, se gioca la mossa classica non ci guadagna nulla. Ha a disposizione una mossa quantistica, quindi gioca la mossa quantistica e porta la moneta nello stato di sovrapposizione testa più croce. A questo punto il giocatore 2, che può soltanto giocare o flip o identità, quando gioca o flip o identità, non muta lo stato del sistema, perché se abbiamo la sovrapposizione di testa più croce, giocare flip vuol dire scambiare testa con croce, ma testa
testa più croce diventa croce più testa, che è uguale, o l'identità ovviamente lascia lo stato invariato. Quindi dopo, qualunque sia la mossa del giocatore 2, quando il giocatore 1 può giocare e fare l'ultima mossa, si trova di nuovo ad avere lo stato di sovrapposizione che ha generato lui con l'Adamar. A questo punto, giocando di nuovo un Adamar, riporta, ed è facile dimostrarlo con una semplice applicazione di che cosa vuol dire fare l'Adamar, riporta lo stato di sovrapposizione nello stato testa. Quindi in questa maniera il giocatore 1, per il solo fatto di poter giocare una mossa Adamar quantistica, è in grado di prevedere con certezza che la moneta si troverà in te, nello stato testa, alla fine. E questo, se le regole sono quelle di prima, che il giocatore 1 vince quando lo stato finale è testa, ci porta a concludere che al 100% delle probabilità il giocatore 1 vincerà e quindi avrà un payoff massimo che è 1, mentre il giocatore 2 avrà il payoff minimo che è meno 1. Questo gioco è un gioco sleale. Però è un esempio di cosa voglia dire avere una risorsa quantistica. Allora, adesso chiediamoci: come facciamo a giocare un gioco quantistico, visto che noi siamo classici e queste cose e queste possibilità non ce le abbiamo e non abbiamo sistemi quantistici, dadi quantistici in mano, monete quantistiche con cui giocare. Allora, per giocare un gioco quantistico bisogna essere quantistici e questo lo può fare un calcolatore quantistico, che è un sistema fisico che, seguendo le leggi della meccanica quantistica, può realizzare sia gli stati di sovrapposizione, gli stati entangled, che le operazioni quantistiche su questi stati. Allora, esistono molte tecnologie di computer quantistici. Alcune aziende hanno messo a disposizione anche la possibilità di accedere a questi calcolatori per far girare, diciamo, degli algoritmi quantistici, per far fare dei calcoli quantistici tramite dei portali. In particolare noi abbiamo interagito con i computer con IBM, che tramite il portale IBM Q-Experience permette gratuitamente di utilizzare i loro computer quantistici, oppure di utilizzare anche dei supercomputer classici che simulano i computer quantistici. Quindi, utilizzando queste risorse, noi possiamo pensare di scrivere un codice, quindi scrivere un algoritmo che rappresenti il gioco e di farlo girare, diciamo, sul computer quantistico per giocare il gioco. Per esempio del penny flip o altro. Nel caso particolare di IBM Q ci sono due possibili interfacce, una molto semplificata che è l'interfaccia grafica che funziona molto bene ed è molto intuitiva quando gli algoritmi sono semplici, oppure un'interfaccia più complicata che è quella di più completa, che è quella di Qiskit, che tramite Python permette di scrivere circuiti più complessi. Allora, vediamo nel caso di penny flip game sul computer di IBM. Allora, quello che vedete, quel diagramma, rappresenta la struttura delle connessioni che ci sono fra i 5 qubit che sono il cuore del calcolatore quantistico, in questo caso di IBM Q Yorktown, che è uno dei calcolatori. Allora, per giocare il penny flip basta un qubit che può stare sullo stato 0 o sullo stato 1, quindi si può accedere a uno di quei pallini denominati da 0 a 4 in questo caso, che diventa la nostra moneta. Allora, quello che vedete a destra, su quelle barre, rappresentano il gioco giocato su ciascuno dei 5 qubit che ci sono, che costituiscono il computer, questo computer di IBM. Il circuito è molto semplice, in questo caso per il circuito della moneta è semplice. Partendo dallo stato 0, abbiamo detto il primo giocatore gioca Adamar, il secondo giocatore potrebbe giocare identità o flip, in questo caso specifico gioca X, che è flip, che è la rappresentazione del flip.
Poi il primo giocatore gioca di nuovo Adamar e alla fine c'è la misura. Alla fine si va a vedere qual è lo stato. Allora, il computer quantistico deve essere misurato, è un sistema fisico che dà il risultato in termini di, diciamo, numero di risultati delle misure. Bisogna ripetere molte volte il processo per avere la distribuzione di probabilità dei risultati, che è quella che vedete nelle barre. Allora, cosa possiamo dire? Che la teoria ci dice che il giocatore 1 vince con probabilità 1, mentre il risultato del computer quantistico ci dice che il giocatore 1 vince con probabilità prossima a 1, un po' meno di 1. Questo perché? Perché un computer comunque è una macchina reale che fa degli errori. E quindi abbiamo delle variabilità statistiche che ci fanno sì che in questo caso specifico la probabilità non sia perfettamente 1, ma un po' di meno. Allora, consideriamo adesso un secondo gioco, anche questo estremamente celebre, che è un'estensione a uno spazio un po' più grande, in cui servono due qubit per descrivere, ottenere una descrizione quantistica di un gioco classico, di una situazione, diciamo, classica molto famosa, cioè quella del cosiddetto dilemma del prigioniero. Allora, la situazione è questa: supponiamo due complici, che hanno commesso un crimine, che vengono arrestati dalla polizia, sono sospettati di aver commesso questo crimine e vengono interrogati in due celle separate. Allora, la polizia ha delle prove sufficienti che loro c'entrino, diciamo, che siano coinvolti con il crimine, ma non è in grado di stabilire chi effettivamente lo abbia commesso. Quindi può condannarli per complicità, per coinvolgimento nel delitto, ma non è in grado di condannare uno dei due alla massima pena. Quindi li mette in due stanze separate e li interroga cercando di ottenere da loro delle confessioni o delle ammissioni in maniera da capire, da poter condannare uno o l'altro per il delitto. Allora, cosa possono fare i giocatori? Cosa possono fare i due complici? Possono, hanno due scelte, o tacciono e collaborano fra di loro tacendo, oppure parlano incolpando l'altro del delitto interamente e dicendo di essere estranei. Allora, a queste due mosse corrispondono dei guadagni che loro possono avere, che però non dipendono soltanto dalla scelta che fa il singolo giocatore, ma dipendono dal sistema complessivo, dall'insieme delle scelte dei due giocatori. Questo viene riassunto in quella che si chiama la matrice dei payoff, che vedete qua. Allora, ci sono quattro combinazioni, per cui i due giocatori possono collaborare o denunciarsi uno con l'altro, e il risultato dei payoff è riassunto in questa maniera. Allora, se il giocatore accusa l'altro, quindi se gioca D e l'altro gioca C, cioè tace, allora chi accusa viene scagionato e l'altro viene incolpato. Allora, l'accusatore, cioè chi ha giocato D, guadagnerà il massimo, cioè esce, prende 5 in questo caso, e quindi esce di prigione, non andrà in prigione, mentre l'altro prende 0, perché essendo stato zitto e accusato dall'altro e zitto, prenderà 0 come guadagno. E viceversa, queste sono le condizioni CD e DC dell'antidiagonale di questa matrice. Invece sulla diagonale di questa matrice abbiamo le condizioni di equilibrio, in cui le condizioni, diciamo, simmetriche, in cui o tutti e due i giocatori decidono di collaborare stando zitti, e in questo caso vengono condannati a una pena molto lieve, quindi hanno un guadagno abbastanza alto, 3. Mentre invece se entrambi si denunciano uno con l'altro, allora sono chiaramente coinvolti con il crimine. Non si riesce a discriminare chi è il vero colpevole, però entrambi vengono condannati per complicità e quindi hanno un guadagno un po' più basso, andranno in prigione per un po' più di tempo. E quindi prendono uno in questa scala. Quindi abbiamo queste quattro possibilità. Adesso la domanda è: che cosa deve giocare un
il prigioniero, cioè che cosa può, deve scegliere, cosa sceglierà il prigioniero. Allora, ci sono tre strategie possibili, abbiamo visto prima. Anche in questo caso si presentano in questo gioco. Allora, la strategia dominante, cioè quella che permette a ogni giocatore di avere il massimo guadagno, è quella associata al guadagno 5, al payoff, quella 5 che abbiamo visto prima, che equivale a denunciare l'altro. È chiaro che il giocatore guadagna 5 soltanto se l'altro tace, quindi soltanto la strategia DC è quella che porta ad avere 5 per il giocatore che denuncia e 0 per l'altro giocatore. Tuttavia questa cosa non accadrà, perché noi siamo nell'ipotesi che i giocatori siano entrambi persone ragionevoli che giocano per vincere, quindi non c'è ragione per cui l'altro, se un giocatore pensa che la sua migliore strategia sia D, cioè denunciare l'altro, questo non sia il pensiero anche del secondo giocatore. Quindi il secondo giocatore non giocherà C, immaginando che il primo possa giocare D. Quindi giocherà D anche lui. Quindi la condizione DD diventa la condizione di equilibrio più ragionevole ed è l'equilibrio di Nash, l'equilibrio da cui non ci si può spostare a meno che tutti e due non si spostino. Quindi se uno da solo non può muoversi da quell'equilibrio e guadagnare di più. L'altro equilibrio, la condizione CC, che è un equilibrio di Pareto. Sarebbe in linea di principio più conveniente perché porta ad avere tre come payoff per ogni giocatore invece che uno come nel caso di D, ma non è razionale, cioè è una scelta troppo rischiosa. I giocatori per scegliere C, di collaborare fra di loro tacendo, devono essere certi di fidarsi dell'altro e di non essere traditi e questa cosa non è possibile, i giocatori, a meno che non abbiano la possibilità di mettersi d'accordo in anticipo, non sceglieranno C. Quindi questo equilibrio di Pareto non è l'equilibrio razionale del sistema. Allora, dal punto di vista quantistico, che cosa succede? Innanzitutto dobbiamo pensare a che cosa diventano gli stati. Allora, lo stato del sistema associamo 0 a C e 1 a D come stato, no? Lo stato collaborante e lo stato denunciante dei due giocatori. Ovviamente abbiamo il sistema, è un sistema fatto da due qubit, quindi è un sistema dove gli stati sono fatti da coppie e i quattro possibili stati dello spazio di questo gioco sono dati da CC, DD, DC e CD, ovviamente, che sono le quattro possibili scelte. Come si calcolano i payoff? Esattamente come nel caso della moneta, dobbiamo considerare le probabilità che alla fine del gioco lo stato si trovi in ciascuna delle quattro possibili configurazioni. Ciascuna di queste configurazioni è associato un guadagno per ciascun giocatore, quindi 3 per CC, 1 per DD, e questo vale per entrambi, e invece DC o CD sono rispettivamente o 0 o 5 a seconda del giocatore. Quindi il gioco come si svolge? Il gioco si svolge a partire da uno stato iniziale, che nel gioco classico è lo stato C, nel senso che i giocatori all'inizio si suppone che siano collaboranti, non hanno nessuna intenzione di denunciarsi, quindi sono nello stato C all'inizio, mentre nello stato quantistico, se vogliamo introdurre una risorsa quantistica, possiamo supporre che lo stato del sistema sia uno stato entangled, uno stato in cui c'è una sovrapposizione di CC e DD, e lo stato non è separabile, non si può ricondurre a uno stato fattorizzato con prodotto degli stati dei due giocatori. Allora, questa sovrapposizione di stati CC e DD è fatta con un parametro. Questo parametro che si chiama gamma, è introdotto per poter considerare
con un'unica formula, diciamo con un'unica espressione, tutti gli stati, sia classici che quantistici. Nel senso che se gamma è uguale a 0, uno lì vede subito che lo stato iniziale diventa cc, che è lo stato classico. Mentre invece se gamma è uguale a pi greco mezzi, questo diventa 1 su radice di 2, cc più idd, e che è uno stato massimamente entangled, quindi il più quantistico degli stati che uno può ottenere. Allora, questo per lo stato iniziale, ma anche le strategie quantistiche diventano le strategie per il gioco quantistico diventano di più, ci sono più strategie a disposizione, nel senso che abbiamo le strategie classiche, però possiamo considerare delle generiche trasformazioni unitarie che agiscono sui qubit, che sono delle operazioni quantistiche che non hanno analogo classico. Allora, nel particolare del dilemma del prigioniero, la strategia che viene introdotta è questa operazione Q descritta da quella matrice con elementi immaginari. Ok, allora come cambiano i payoff quando i giocatori sono loro stessi quantistici, nel senso che possono stare su stati quantistici e possono giocare operazioni quantistiche? La domanda è questa: cambia qualcosa oppure no? Allora, noi possiamo sia calcolare teoricamente i risultati attesi, e poi li possiamo confrontare con il gioco giocato sul computer di IBM. Allora, come prima, dobbiamo considerare un computer particolare, in questo caso sempre abbiamo preso lo Yorktown, dobbiamo scrivere l'algoritmo, cioè che in questo caso è più complicato, quindi è la rappresentazione schematica dell'algoritmo, e dobbiamo andare a considerare i payoff, quindi calcolare, far giocare questo gioco diverse volte, ottenere una statistica, ottenere le probabilità degli stati in uscita e poi calcolare i payoff che vengono qui rappresentati. Allora, innanzitutto controlliamo che il gioco classico sia ancora un gioco classico, cioè quando i giocatori possono giocare soltanto C o D, sono i due giochi, le due mosse classiche. Quello che vediamo è che indipendentemente da gamma, cioè per qualunque valore di gamma, il risultato dei payoff possibili per le varie mosse per il giocatore 1, adesso considereremo sempre il giocatore 1, quindi come esempio, quindi indipendentemente dal valore del parametro di entanglement di questo gamma, avremo sempre gli stessi valori. Allora, nella figura di sinistra vedete delle righe continue che sono la teoria, il calcolo teorico, che mi dà i quattro valori che già ci aspettavamo, 0, 1, 3 o 5, a seconda dello stato finale. Mentre i dati con i pallini sono quelli ottenuti con il simulatore, che simula anche gli errori del computer reale, ma un po' di meno, un po' meno gravi sono che nel computer reale, invece le crocette sono il computer reale. Allora, cosa vediamo? Vediamo che i valori assoluti dei risultati sono diversi, ma gli andamenti sono uguali, quindi il computer quantistico riproduce almeno qualitativamente, anche se con un po' di errori, i risultati attesi. Quindi, se i giocatori giocano classico, essere entangled oppure no, non cambia nulla per loro. Il risultato del gioco, gli equilibri del gioco sono gli stessi del caso classico. A destra invece vedete quello che succede se uno dei due, il primo, quello a cui si riferisce il payoff nella figura, può giocare Q. Quindi vengono confrontate in verde le mosse DD, cioè l'equilibrio di Nash classico, e con l'andamento del payoff nel caso in cui il primo giocatore giochi quantistico Q e il secondo giocatore giochi D. Quello che vedete è un andamento completamente diverso. Cioè, prima di un certo valore, che è l'intersezione fra il payoff DD e il payoff QD, quella riga tratteggiata verticale, prima per un valore di entanglement inferiore, un valore di gamma inferiore di quella soglia, il guadagno classico è ancora il più alto, DD è più grande di QD.
Quindi ai giocatori conviene giocare ancora classico. Mentre dopo la soglia, QD è maggiore di DD e quindi al giocatore, se il giocatore 1 può giocare Q e il giocatore 2 può giocare soltanto D, conviene al giocatore Q, al giocatore 1 giocare Q invece che D, perché guadagna di più. Tuttavia, questa è una situazione asimmetrica, è un gioco sleale, esattamente come era prima nel caso della moneta, perché uno solo dei due giocatori può mettere in atto strategie quantistiche. Se entrambi i giocatori però possono mettere in atto strategie quantistiche, la situazione si anima un po' di più, diventa più complicata, perché ci sono molte possibilità. E quello che si vede è che gli equilibri si modificano. Allora, nella figura di sinistra vedete rappresentate le varie scelte corrispondenti a giocare o Q o D per entrambi i giocatori e a destra vedete quelli che risultano essere le soluzioni del sistema, cioè gli equilibri a seconda del valore dell'entanglement. E quello che viene è molto interessante perché, come abbiamo visto prima, per un valore di entanglement basso, cioè prima della prima soglia, noi abbiamo che ai giocatori conviene giocare classico, cioè la mossa DD è ancora la mossa vincente, cioè quella che dà l'equilibrio di Nash. Poi c'è una seconda soglia e oltre questa seconda soglia, quello che diventa l'equilibrio di Nash è la giocare per entrambi Q, la mossa quantistica per entrambi. C'è un problema tra le due soglie. Tra le due soglie il gioco è il risultato è impredicibile, è come quello della moneta classica, cioè il risultato è assolutamente casuale. E da cosa lo capiamo? Dal fatto che le scelte dei due giocatori, le migliori scelte dei due giocatori in quella zona risultano essere asimmetriche, cioè uno deve giocare D e l'altro Q, o uno Q e l'altro D. E che cosa decida di giocare uno, non si sa, non c'è criterio per determinare che cosa sia meglio, la scelta ottimale per entrambi. Mentre le due scelte DD e QQ, essendo simmetriche, sono effettivamente una scelta di equilibrio. Notiamo che per un valore alto di guadagno, quindi dopo la scusate, di guadagno di entanglement, oltre la seconda soglia, le mosse più ragionevoli sono le mosse quantistiche, la mossa più ragionevole è quella quantistica per entrambi i giocatori e il risultante payoff, quindi entrambi i giocatori guadagnano 3, cioè guadagnano più di quanto non guadagnavano nel sistema classico. E guadagnano quanto? Questo 3 che loro guadagnano è il payoff che guadagna il giocatore, è il payoff che nel caso classico avrebbero guadagnato se avessero potuto giocare CC, cioè collaborare entrambi. Ma collaborare nel gioco classico, abbiamo detto, non è una cosa razionale perché i giocatori non si possono fidare uno dell'altro. Diventa razionale nel caso quantistico quando c'è un livello abbastanza alto di entanglement. Quindi, come possiamo immaginare questo entanglement è come fosse un livello di legame fra i due giocatori che permette loro di fidarsi molto di più di quanto non si fiderebbero se fossero classici. Quindi, queste sono le nuove soluzioni del dilemma del prigioniero. Quantistico che differiscono da quelle dello stesso analogo sistema classico. Allora, concludendo, cosa possiamo dire? Che i giochi possono essere usati come modelli di molti sistemi fisici, di relazioni interpersonali, di strutture sociali o di biologia, i giochi anche classici. In particolare, i giochi quantistici sono interessanti per tutti quei sistemi quantistici complicati che possono essere simulati come giochi. Se vogliamo giocare dei giochi quantistici, dobbiamo avere un sistema quantistico che li possa giocare. I computer quantistici ci sono, funzionano, verificano i risultati attesi anche se
se inevitabilmente ci sono degli errori che fanno sì che i valori quantitativi dei risultati non siano perfetti. Da ultimo, accedere alle risorse di IBM per fare questi giochi, per familiarizzarsi con gli algoritmi quantistici è possibile, basta registrarsi sul loro portale. Grazie per l'attenzione e arrivederci.